Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione Trono Classico, 29 settembre 2018. Carina Cascella e la segnalazione su Federico Rubini. Lorenzo, Luigi, Teresa e Mara, di nuovo presso gli studi Helios di Roma, per una nuova registrazione del Trono Classico. A darcene notizia sono sempre le anticipazioni Uomini e Donne. Dopo le bollenti dichiarazioni di Nicola Panico sull'affair di Sara Fifella, quali altri colpi di scena ci riserveranno le prossime puntate? Verrà dato più spazio ai quattro tronisti in carica? Scopriamolo subito. Luigi ha eliminato una sua corteggiatrice a causa di una sua espressione infelice, mentre Andrea Dal Corso, dopo varie polemiche, ha scelto di corteggiare Mara Fasone, la quale è stata nuovamente criticata dagli opinionisti per la sua poca coerenza. La bella siciliana inoltre è stata biasimata per il fatto di essere stata un'ex corteggiatrice del programma, in particolare di Francesco Monte, nel lontano 2012, quando poi fin dall'inizio del Trono ha sempre puntualizzato di non voler correre dietro agli uomini. Carina Cascella, ospite in studio come opinionista, ha fatto una bollente segnalazione. Federico Rubini è stato di recente a letto con una sua amica. E per finire, non dimentichiamoci di Lorenzo, che è uscito nuovamente con Giada. Ha scoperto qualcosa su di lei che non gli è affatto piaciuta. La ragazza avrebbe messaggiato con un agente. Il ritorno di Carina Cascella, con tanto di segnalazione. Maria saluta Gianni, Tina e i tronisti, nonché Carina Cascella, ritornata a vestire i panni di opinionista. Si entra subito nel vivo e Carina spiega di avere cattive notizie su Federico, corteggiatore di Teresa Langella. Il ragazzo avrebbe trascorso una notte di passione con una sua amica. Rubini prova a discolparsi in ogni modo, ma non viene creduto e alla fine di una lunga polemica la tronista decide di eliminarlo. In seguito ammette di aver agito d'impeto e promette che indagherà meglio sulla faccenda. E aggiunge che se sentirà qualcosa dentro, se il cuore le scoppierà, farà di tutto per andare a riprenderselo. Successivamente la conduttrice lancia un filmato in cui si vede Mara esausta, sfinita, affermare di non riuscire più a sopportare i continui attacchi della sua compagna d'avventura, nonché quelli di Tina e Gianni. Di ritorno in studio, la Fasone viene nuovamente punzecchiata, nonché giudicata falsa e finta. Ad esempio, ha sempre detto che nella vita non ha mai corteggiato un uomo. E stando agli opinionisti, ciò non è affatto vero, visto che è stata lei a recarsi da Andrea Dal Corso e non viceversa. Lorenzo interviene e ricorda a tutti che la tronista in passato, più precisamente nel 2012, è stata una delle corteggiatrici di Francesco Monte. Andrea Dal Corso alla corte di Mara. Si ritorna su Mara. Maria fa notare che la questione Andrea Dal Corso è rimasta ancora in sospeso. La Fasone aggiunge di non aver apprezzato alcuni atteggiamenti dell'ex tentatore, il quale negli ultimi giorni le è sembrato più intento a giustificare la sua presenza a Uomini e Donne che a conoscerla. Per lei è in programma in quanto è stata lei a chiamarlo e non per una sua spontanea decisione. La giovane è logorata dai dubbi. Non sa se lui ha accettato di corteggiarla perché è realmente interessato o semplicemente perché è stata lei a invitarlo in programma. Per Maria Andrea non ha nessuna colpa. A riprova di ciò vi è il fatto che a tempo debito ha rinunciato alla possibilità di diventare tronista per concentrarsi maggiormente sulla sua relazione con Martina Sebastiani. Dal Corso, dopo un lungo discorso, spiega di voler restare per Mara. Possiamo confermarvi dunque
che ufficialmente il ragazzo fa parte dei corteggiatori della bella siciliana. Lorenzo elimina Giada. Luigi, offeso dalle parole di una corteggiatrice. Passiamo a Lorenzo, che ultimamente, e rispetto alla pregressa esperienza in programma durante il trono di Sara Fifella, non si lascia sfuggire nulla. Il ragazzo, anche questa volta, non ha portato Greta in esterna, bensì Giada. Quest'ultima, nella scorsa registrazione, gli ha mosso delle critiche riguardo al fatto che non fosse diplomato. Tuttavia, nell'ultima esterna, Lorenzo ha manifestato i suoi dubbi su di lei, affermando di non vederla del tutto sincera. Viene mostrato un successivo incontro. Lorenzo chiede di mostrargli alcune chat sul telefono. È sicuro che abbia contatti con un agente, peraltro conosciuto da Riccardi. Lei nega con forza diverse volte per poi ammettere di aver avuto contatti molto importanti con l'agenzia a lui ben nota. Lorenzo le fa capire di non voler essere presa in giro e per questo motivo decide di eliminarla. Passiamo a Luigi. Il tronista ha realizzato delle esterne molto particolari. Si è comportato in maniera rozza per mettere alla prova le sue pretendenti e in particolare Martina e Antonia, quelle con cui fino ad ora ha interagito di più. Le news rivelano che ha congedato la seconda per una sua infelice espressione, faccia da mongoloide. Mario Serpa è intervenuto in difesa della ragazza, invitando il Mastroianni a rivedere la sua posizione, in quanto l'intento della giovane non era certamente quello di offendere. Martina invece ha avuto una forte reazione, gli ha dato del maleducato e dello scorbutico. Antonia, al contrario, è stata molto permissiva. L'atteggiamento di quest'ultima, unito alla sua esternazione, sono stati mal graditi dal tronista, che non ci ha pensato due volte a congedarla. Luigi inoltre ha specificato di non essere attratto, dal punto di vista fisico, ancora da nessuna ragazza. Per questo motivo vuole basarsi sulle loro reazioni, sul loro carattere, sulla loro eventuale intraprendenza per poi prendere la decisione definitiva. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.